Ciao Paola e bentornati nella mia cucina a tutti gli amici di Buongiorno Cielo. Oggi ho deciso di farvi una ricetta piena di colori e piena di spezie. Preparerò del riso basmati ai profumi d'Oriente. Vediamo subito gli ingredienti. Del riso basmati, dei cipollotti, delle zucchine, peperoni, carote, germogli di soia, delle mandorle tagliate a sfoglia, del latte di cocco, della salsa di soia, dei chiodi di garofano e della cannella. Come prima cosa prepareremo il riso basmati. Mettiamo all'interno della pentola il nostro riso. E aggiungeremo dei chiodi di garofano e un piccolo bastoncino di cannella. Andiamo ad aggiungere dell'acqua fredda a temperatura ambiente che vada a ricoprire il riso per appena due dita. Portiamolo sul fuoco. Mentre sta raggiungendo l'ebollizione ci occuperemo delle verdure. Prendiamo delle zucchine, liberiamo le zucchine dalla parte interna e andiamo a tagliarle a bastoncino. Per quanto riguarda i cipollotti, liberiamo dalla parte verde in eccesso e faremo un taglio trasversale. E infine taglieremo il peperone e anche in questo caso faremo un taglio a bastoncino. L'acqua del riso sta quasi per bollire, a questo punto spegneremo il fuoco e lo copriremo. Lo lasceremo riposare per circa 10 minuti. Questa è la tecnica di cottura per il riso basmati. Occupiamoci delle verdure. Prendiamo un wok e questa volta invece di usare dell'olio d'oliva useremo dell'olio di semi. Poggiamo sul fuoco. Una volta scaldato l'olio aggiungeremo lentamente tutti gli ingredienti. I cipollotti, le carote, le zucchine e i peperoni. Per accompagnare la cottura delle verdure aggiungeremo del brodo vegetale che ho precedentemente preparato. Prima che le verdure si asciughino completamente andiamo ad aggiungere il latte di cocco. Aggiungiamo anche in questo caso qualche chiodo di garofano. Teniamo la fiamma molto bassa e lasciamo cuocere le verdure leggermente. A questo punto il latte si è quasi completamente asciugato, aggiungiamo dei germogli di soia, possiamo anche abbondare, delle scaglie di mandorla e completeremo con della salsa di soia. Noi non abbiamo mai salato gli ingredienti perché la salsa di soia va a sostituire il sale. Ed eccoci qua, spegniamo il fuoco e le verdure sono pronte e anche il riso è pronto. Prepariamoci per servirlo. Ci serviremo di un coppa pasta. Posizioniamo il riso al centro. Prima di togliere il coppa pasta andiamo a introdurre le verdure. Metteremo tutto intorno. A questo punto lo libereremo del coppa pasta. Un po' di pepe nero per speziare ancora di più il piatto e delle mandorle tostate per decorarlo leggermente. Il nostro riso basmati dai profumi d'Oriente è pronto, non vedo l'ora di mangiarlo. E quindi da Alberigo, buon appetito!